Newsline. Filo diretto con l'informazione. Il nuovo anno è puntualmente una nuova raffica di rincari con conseguente stangata per le famiglie italiane, stimata in 2.400 euro per il 2023 dalle associazioni dei consumatori. Dopo l'aumento dei pedaggi autostradali e della benzina, scattano gli aumenti anche del trasporto pubblico locale col ritocco al rialzo del prezzo dei biglietti per bus e metro. L'addio a Ratzinger, l'omaggio dei fedeli al Papa Emerito. Il corpo sarà esposto per 3 giorni fino ai funerali che si celebreranno giovedì. Gruppi di religiosi, persone singole ma anche famiglie e qualche turista ha affollato la Basilica di San Pietro. 3 attivisti arrestati e 2 denunciati per il blitz al Senato, dove è stata imbrattata la facciata con della vernice. Per loro l'accusa è di danneggiamento aggravato. Per gli arrestati dovrà essere svolta l'udienza per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Roma. Le indagini sono state svolte dalla Digos, coadiuvati dai carabinieri. A Santos, Brasile, in fila per Pelé, il presidente brasiliano Lula da Silva si recherà nella città sudorientale di Santos per dare l'ultimo saluto al leggendario calciatore Pelé, morto giovedì all'età di 82 anni. Lula ha prestato giuramento come presidente domenica e farà il suo primo viaggio al di fuori di Brasilia per rendere omaggio al campione. Migranti, secondo soccorso di Medici Senza Frontiere in poche ore, ok per il porto di Taranto, e ancora su richiesta delle autorità italiane. È attesa la GeoBarents nel porto di Taranto dopo il soccorso di 41 migranti, e al porto ionico sbarcheranno 85 persone, come riferisce la stessa ONG, che dovrebbe arrivare tra circa 48 ore. Via libera la nuova procedura per le dimissioni di ITA. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che fissa le modalità per la privatizzazione. Tra le norme, la possibilità d'ingresso con una quota di minoranza anche tramite 1 o più aumenti di capitale. Il decreto del Presidente del Consiglio riavvia la procedura, che vede ora un interesse esplicito della sola Lufthansa. Newsline, filo diretto con l'informazione.